scuole di Villa Abate lavorano nel segno della legalità 365 giorni all'anno, ovviamente, però questi sono momenti importanti per non dimenticare. Sono presenti il primo e il secondo circolo, la scuola media Palumbo di Villa Abate, ci sono i colleghi dirigenti qui in piazza insieme ai loro bambini. Seminiamo legalità e ci aspettiamo che questo messaggio venga raccolto da tutti. Adulti e bambini, bambini in cui noi speriamo, bambini che coltiviamo, bambini, ragazzi che coltiviamo come speranza per il nostro futuro, per un futuro migliore, per un futuro nel segno della legalità. La legalità non deve essere solo manifestata una volta all'anno, la legalità deve essere agita e noi lavoriamo ogni giorno dell'anno perché i nostri bimbi, i nostri ragazzi, gli adulti di domani imparino la legalità e pratichino la legalità. È un messaggio bellissimo che tutte le scuole di Villa Abate vogliono dare al mondo intero e grazie anche a voi. Una bellissima iniziativa per ricordare il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della scorta che non sono morti invano. Infatti da allora la lotta alla mafia non ha avuto più né soste né impedimenti in Sicilia e nel mondo intero. Io ringrazio il Comune di Villa Abate per aver invitato il primo circolo didattico Don Milani a partecipare. Sono contenta che finalmente dopo 2 anni la mia scuola e tutte le scuole del territorio possiamo finalmente portare un messaggio di pace, di legalità. La legalità fa parte dei progetti della nostra scuola e di tutte le scuole, attraverso i canti, attraverso le poesie, attraverso i cartelloni esposti nella bellissima biblioteca qui a Villa Abate. Veramente una giornata da non dimenticare, come chiaramente questo giorno non si dimenticherà mai. Non sono passerelle quelle che dobbiamo mostrare, ma dobbiamo mostrare ciò che realmente si fa, un lavoro continuo, un lavoro che non è soltanto memoriale, un lavoro che deve dare la traccia, deve lasciare semi di speranza, perché non ci può essere un mondo diverso, non possiamo cambiare questo mondo se non guardiamo alla speranza come momento che possa davvero cambiare tutto. Questo noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, dicevo ai ragazzi che quando è iniziata questo momento terribile per la nostra terra, io andavo a scuola elementare come loro. Ho vissuto dei momenti davvero tragici e li ricordo proprio in maniera chiara, visibile. Prima la parola mafia non poteva essere pronunciata. Oggi, grazie a quelle lotte fatte da noi, ma soprattutto al sangue dei nostri eroi, dei nostri martiri, oggi possiamo finalmente poter parlare nelle scuole di legalità, di giustizia, di pace, di amore, perché poi sostanzialmente come combattere la parte che noi vediamo, che è la parte dell'organizzazione, non è soltanto l'organizzazione che va combattuta, l'organizzazione mafiosa, ciò che va combattuta è la cultura dell'omertà, la cultura del non amare, la cultura dell'odio, non culture, noi queste non culture possiamo combatterle soltanto con la cultura, con una cultura della pace, che va seminata nei nostri cuori, nelle scuole, nelle nostre famiglie. Questo è il messaggio che ci lanciamo, questo è il messaggio che deve avere davvero eco in ogni luogo della nostra terra, in ogni luogo di questo nostro comune.